È tutto, il TG2 torna domani mattina alle 7. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte. Buonasera e benvenuti a Meteo 2. La situazione meteorologica di oggi ha visto un minimo di pressione che pian piano si sta portando sul Mediterraneo centrale, all'interno del quale si muovono degli impulsi perturbativi che hanno dato luogo a piogge temporali a nord-ovest sulla Sardegna e che si stanno portando verso il resto delle regioni italiane. Le immagini che ci invia il Meteosat ci mostrano l'andamento della nuvolosità che da ovest, dalla parte occidentale del Mediterraneo, pian piano si va intensificando, si è portata sulla Sardegna, sulle regioni nord-occidentali e via via si porta verso le regioni tirreniche. La previsione per questo fine settimana la vediamo subito e all'insegna per domani di un tempo perturbato un po' dappertutto, con nubi in aumento anche al sud, precipitazioni sparse, localmente temporalesche, che potranno essere anche di forte intensità sulle regioni nord-occidentali e via via sulla Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Non mancheranno le schiarite, ma la giornata comunque per domani è all'insegna di un tempo perturbato. Vedete il vento che ruota in senso antiorario attorno ad un minimo che si va approfondendo sulle regioni centro-meridionali, con venti un po' più intensi di maestrale sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche e bora sulle regioni nord-orientali. Il mare per domani è previsto generalmente mosso, con moto ondoso in aumento sui bacini occidentali e poi sullo Ionio meridionale. Vediamo la temperatura in diminuzione e per domenica una giornata all'insegna di una variabilità che tende a migliorare ma che si mantiene comunque una variabilità perturbata. Quindi avremo dei temporali sparsi, dei piovaschi sparsi, con schiarite che tenderanno ad essere più probabili sulle regioni settentrionali e poi man mano sulle regioni occidentali e sulla Sardegna. Vedete per domenica il vento che tende ad occidentalizzarsi sulle regioni centro-meridionali e la bora che comincia a diminuire sul nord-est. Per domenica i mari sono previsti quindi con moto ondoso pian piano in diminuzione e le temperature in leggera ripresa. Ed è tutto, grazie e buona serata. Meteo 2, con la partecipazione di Parà, Tende da Sole, Tempo Test. Hanno spezzato il cuore. Che fine avrà fatto, secondo te? Ora tocca a lui. Fa male, non è vero? Valentine, appuntamento con la morte, al cinema. Abbiamo fatto l'amore 3 volte stanotte. La seconda e la terza ho dormito. E con questa donna tu hai una storia? No, figurati. Balle. E a letto com'è? L'ho appena conosciuto. Questo non t'aveva mai fermata. Fast Food, Fast Women. Nei cinema. Dai, rubato sto motorino, bello, eh? Non so, mio padre sì o no? Batti la roba! Oh! Adesso che ci facciamo di te? Boh, che mi frega. C'è una bomba in casa tua che scoppierà tra 5, 4, 3, 2, 1. Sono scelti a caso. C'è papà in casa? Via da casa mia! Ricevono delle armi. Io non sono una persona aggressiva. E sono costretti a giocare. No! Adesso. Il mio ragazzo mi ha comprato questo giubbotto antiproiettile. Credo che dimostri quanto ci tenga a me. Contenda. Tutto ciò che vedrete è vero. Dammi la telecamera!
Juliette Binoche. Storie, un film di Michael Haneke. Al cinema. Forse dovresti descrivere David. Dovrei dirti che questa era la prima volta che ero veramente infedele. Adulterio pianificato e messo in atto. Sto vivendo con due uomini. Se non fossi indottrinata moralmente sarebbe la perfezione. Potrebbe anche essere divertente. Qual è la cosa peggiore che può succedere? Lui viene qui, me lo chiede. Fai il lavoro. No, Don. Sì. No. Sì. È un tipo che conosci. Vuole che io metta insieme una squadra. Lo vuoi fare, questo lavoro? Sexy Beast. Dal 18 maggio nei cinema. Appena la vide. Ha intenzione di mettermi nei guai? No, tu sei già nei guai. Fu pronto a rischiare tutto per la donna che gli era proibito amare. Il premio Oscar Matt Damon e Penelope Cruz. Passione ribelle al cinema. Una milanese a Roma, la favola moderna di una ragazza tra i tanti modi di essere italiani. Una milanese a Roma, la commedia più divertente sull'eterno contrasto tra nord e sud. Una milanese a Roma, nei cinema. Del figlio. Non ci sto più, guardo le nuvole lassù e guardo a me. E mi sorride, se vuoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per potermi vedere. Arrivederci amore, ciao, e non sono già più in là. Dal produttore di Matrix. Tutti parlano di corruzione nella polizia. Ci deve essere più giustizia nella legge. Steven Seagal, DMX. Ferite mortali, al cinema. Ti presento Harry, abbiamo fatto il liceo insieme. Piacere, Claire. Certo che è strano rincontrarsi così. Eh sì, è vero. Sai che cosa pensa Michelle di te? No. Che è un cervello di gallina. Era il primo studente del suo corso. Tu sei uno dei 20 programmatori al mondo in grado di cambiare il futuro. Adesso era tra i primi nel mondo. Che ci faresti con $1,000,000, Milo? Ma che succede quando l'uomo che ammiri diventa quello che temi? Synapse, pericolo in rete. Mi chiamano tutti Mastro Geppetto. La nonna mi ha detto che i suoi camerieri sono tutte persone lavoratrici, buone e gentili. Tu sei antipatica ai camerieri, perché sei milanese. Una milanese a Roma, la commedia più divertente sull'eterno contrasto tra nord e sud. Signor Sinagra è un perdente. I suoi nemici lo temono. E comunque, sai dove deve andare? Come lui teme i complessi e inutili questionari del ministero. Montalbano, io sono il questore. La gita a Tindari. Montalbano, sono! Mercoledì alle 20:50, su Rai 2. Radio 3, al Quirinale. Dal 1 aprile al 24 giugno, ogni domenica alle 11, in diretta dalla Cappella Paolina al Quirinale, una rassegna di concerti da camera con i nuovi protagonisti della musica in Italia. I concerti di Radio 3 al Quirinale. 12 appuntamenti esclusivi ogni domenica alle 11. Solo su Radio 3.